Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard, secondo episodio di oggi ragazzi, se vi siete persi l'episodio delle 14 andate subito a vederlo, stoppate questo video altrimenti preparati allo spoiler. Come ogni domenica ragazzi, oggi andremo a spacchettarci ben 300 carte come al solito sperando che il gioco ci regali qualcosa di bello. Ma oggi ragazzi siamo già più speranzosi di questo spacchettamento perché siamo riusciti a prenderci Matt Hardy dalla Ring Domination. Ecco qua signori, siamo arrivati al deck Ultimate più più. Ecco qua signori, questo è il deck potenziato al massimo. Abbiamo preso Matt Hardy dalla Ring Domination. Deve ancora giocarsi praticamente tutti quanti gli incontri. Al momento, come da copione, è la nostra seconda carta più forte. Nel video delle 14 ragazzi accennavo al fatto che se avessi preso Matt Hardy potenziato al massimo, livellandolo al 100%, forse avrei raggiunto il deck WrestleMania 33 nella Ring Domination. E invece per uno sputo ragazzi, manca davvero pochissimo. Guardate, Ultimate più più, quasi quasi WrestleMania 33. Dunque ragazzi, se ce la giochiamo bene, sicuramente la prossima Ring Domination ce la giocheremo nel nuovo tier, quindi avremo la possibilità di prendere ulteriormente una carta evento. Abbiamo praticamente un deck pieno di WrestleMania 33, dobbiamo soltanto sostituire le ultime tre carte Elite Pro con delle Ultimate o che ne so, altre WrestleMania, insomma. C'è sempre altre due Road to Glory da giocare, una quell'evento e una single player questa settimana, insomma, cioè la prossima. Quindi qualcosa di bello deve arrivare per forza. Quindi oggi andremo a spacchettarci 300 carte nel tier Ultimate più più, quindi le possibilità sono maggiori, maggiori sono le speranze e cominciamo ragazzi, primo spacchettamento. Ed è grazie a questa nuova carta, Matt Hardy, che la nostra Road to WrestleMania si accorcia. Siamo molto più vicini adesso al nuovo tier WrestleMania 33. Ci manca soltanto che la barra arrivi fino in fondo e arriviamo al nuovo tier. Intanto 50 carte, cerchiamo di portarcele a casa il più possibile, carte buone ovviamente. Vediamo se in questa prima manche, una survival, la prima carta buona che possiamo trovare e che ci servirà a queste carte sia per potenziare le altre, sia per tenere da parte nella camera di fusione. The Miz ultra raro, signori. In camera di fusione ho già messo a fondere la carta temprato. Quindi 4 giorni da oggi e avremo l'elite. E avremo la temprata, scusa, scusate. Poi metteremo ovviamente l'elite fino a ritornare un'altra volta alla carta Ultimate. Quindi giro altre 2 settimane e avremo un'altra carta Ultimate fusione. Nella speranza è che sia una di quelle pro, perché comunque sono 5 le carte fusioni. Quindi adesso ce ne ho già 3. Cioè, mi manca soltanto Fandango e Cesaro, basta. Quindi le probabilità sono ancora più alte di poter trovare una carta Ultimate fusione. E sono felice di trovare, e sarò sicuramente felice di trovarne almeno una, cavolo. Anche se fosse Tyler Breeze, vaffanculo, va bene. Cioè, alla fine è forte, però non è una mista proprio simpaticissima, però. Ma gli estremi estremi rimedi, ragazzi. Qui 20 carte, abbiamo trovato una survival supporto, vabbè. Prima, mentre finivo appunto la carta metardi, ho trovato un'altra carta miglioramento Elite. Messa da parte anche questa per le fusioni. Ne ho un bel po', ragazzi. Non c'è nessun problema. Probabilmente mi serviranno anche per le fusioni future per essere meno 3. Perché sicuramente ci saranno, probabilmente entro l'estate. E metteranno queste nuove fusioni, sicuramente. E quindi accumuleremo anche le carte anche per quello. Quindi non c'è assolutamente problema, ragazzi. Abbiamo tutto quanto sotto controllo, signori. Dunque, qui 8 carte e 9 scelte, quindi se andrà male qualcosa rimarremo con una che la spacchetteremo al prossimo giro. Dai, siamo in Ultimate più più, adesso le probabilità sono leggermente maggiori, non so qual è il coefficiente, non ricordo, però vabbè, cazzo il coefficiente. Ho trovato il pollice raro, ultime 2 carte, signori, niente da fare, ci vediamo alle prossime 50. Dunque, ragazzi, una cosa che mi viene in mente è che nella WWE in questo momento, in queste settimane, c'è la draft, no? Ovviamente i lottatori cambiano roster e tanti che della NXT, SmackDown Live o Raw stanno andando negli altri roster. Quindi mi viene in mente una cosa. Dei dubbi, dicevo. Queste carte, no? Che ci sono adesso, che sono simboleggiate Raw, SmackDown, NXT, cioè cambieranno? Cambieranno il pattern della carta, cioè il lottatore con dietro il nuovo roster? Non lo so questa cosa sinceramente, o resteranno in questo modo, può darsi. Boh, in ogni modo comunque è una cosa che magari potrebbe essere anche carina cambiare, boh, non lo so, sinceramente, però vabbè. A noi ci frega qua, a noi ci frega soltanto trovare una cavolo di Ultimate per poter salire di livello finalmente, ragazzi, qualunque essa sia. NXT no, NXT no, perché non ce l'ho nemmeno una di Ultimate, quindi se mi dà un NXT proprio ti infilo di su per il naso. Stiamo trovando un sacco di carte super rare, cioè veramente ragazzi. Va bene che siamo quasi nell'ultimo tier, però trovare carte magari di livello maggiore mi farebbe molto più comodo. Prossima pro in vista, come vi ho detto anche nello scorso video, sarà Cesaro.
Forse, perché non so se ci servirà poi alla fine, perché... No, forse sì. In Road to Glory qualche altro posto c'è, sicuramente. Quindi diciamo che devo cominciare ad allenare l'altro Cesaro, che ho già, aspettare quello del 28, se non sbaglio, del Moss Login. E quindi allenarli insieme e poi farci un'altra prova. Spero che per almeno il 28 di essere già arrivato ad un buon livello e che non mi serviranno più di tanto anche le Elite Pro a questo punto. Vedremo comunque, dai. Leggendaria per noi, la teniamo bella stretta. Va bene ragazzi. La cosa che scoccia ragazzi però è trovare sempre carte o supporto o miglioramento di livello alto. Mi farebbe più comodo trovare tipo dei wrestler, perché comunque mi servono... perché no? C'è uno poi parla, no? E qui è boom, miglioramento, WrestleMania. Vabbè, comunque quello ci sta perché lo userò in camera di fusione. Però magari carte di livello leggendario Survivor, sarei più contento di trovare dei wrestler o delle dive, in modo che posso allenarli e dargli un tributo poi a quelle più forti. Solo per quello, perché poi non mi servono veramente a nient'altro. Ultima carta, vediamo. Boom, Bray Wyatt. Niente. E con questo raggiungiamo la quota 150 carte. Partiamo subito, ragazzi, partiamo male, Seth Rollins. Se me lo davi se mi davi Seth Rollins alti, mi ero più contento. So già che comunque potrei anche prenderlo dalla Money in the Bank, però sono comunque tantissimi contratti che sinceramente non ho voglia di mettere da parte. Preferisco usarli, spacchettarli ogni settimana, che starci fin troppo tempo. So che comunque sarebbe l'ideale accumulare tanti contratti, non consumarli per forza nello stesso mese, ma magari potrei accumularli per usarli fra 2 mesi, e sarebbe la cosa migliore, perché potrei addirittura fare una bellissima pro WrestleMania 33. Però vabbè, alla fine è una cosa che mi scoccia andare troppo per il lungo, quindi preferisco prendere carte e ottenere carte dagli eventi o in qualche altro modo, insomma, ottenerle in quel modo. Alla fine mi diverte più in questo modo che sta a fare contratti, a farmare contratti per mesi. Velocità, intanto qui non stiamo trovando assolutamente niente. Ultime 5 carte dalla tavola, 25 ancora. Carta rara, accidenti. Vabbè dai, si riparte, ancora 23 carte, quindi un altro reset per forza ci deve essere. Anzi reset, un altro ripristino. Spero che sia davvero un reset, quello lì che spero io, signori. Quello lì che vorrei, da quanti episodi non sto neanche più a contare. Probabilmente sono più episodi che sto qui a cercare, dipende da una carta, che sono quelli in cui... John Cena! Leggendario, peccato. peccato, vabbè. Ci sta, vedi, quando trovi una carta wrestler è più soddisfazione, c'è più soddisfazione, no? È più bello trovare una carta, non so, miglioramento, supporto, anche perché di supporti ne ho anche fin troppo, perché mi sto trovando soltanto supporto ultimate, quindi... Perché mi dai un supporto? L'accontentino, no? Tiè, hai fatto tanti hai pescato tante carte, tiè, l'accontentino, ti do una carta supporto ultimate. Perché lo fai? Ah! Secondo me qualcosa dall'alto mi vuole male. Qualcuno mi vuole male per davvero, perché non è possibile. Lo stavo anche dicendo in questo momento, cioè vi giuro ragazzi, stavo dicendo apposta dell'accontentino. Cosa succede il giochino? Ti tira una carta supporto ultimate, l'ennesima. Un cazzottone. Ora nelle prossime 150 carte col cazzo ce ne troviamo un'altra. Col cazzo che ci dà una carta ultimate questo gioco. Ma trovata una adesso, una carta supporto. Ora mai più mai poi troveremo una carta davvero che ci serve. Una carta wrestler, cioè, ma è tanto difficile. Ma porca puttana, ragazzi, non so davvero, sto pescando soltanto carte supporto. Io non so questa cosa, cioè questo gioco mi vuole male per davvero. Non lo so, non ho assolutamente idea perché questa cosa, cioè... Comunque c'è, cioè, trovare carte. Questa vabbè ci sta, temperate, vabbè, fotte sega, non ci faccio più niente. Però è comunque fastidioso arrivare a questo livello, sapere che comunque una carta ultimate è la più rara che puoi avere, e ti danno sempre la contentino supporto. O supporto o miglioramento, però il miglioramento io trovo soltanto uno. Tempo fa anche, nemmeno recente. Un miglioramento ultimate e poi tutto il resto supporti. Due soli reset, l'ho detto anche nello scorso video, due reset, uno Seth Rollins e l'altro Chris Jericho. E poi ovviamente la freebie Natalia. Che porca miseria, se mi dai anche un'altra volta Natalia, io sono il ragazzo più felice del mondo se mi dai un'altra Natalia ultimate, cioè...
Cioè, cosa più bella è trovare subito una bella diva, così, a caso. È la cosa più bella, cioè, perché poi alla fine siamo ancora indietro nel nostro deck, soltanto per il discorso sempre delle dive, cioè un disco rotto, ogni volta siamo sempre al punto di partenza, arriviamo a un punto alto nel nostro deck, e poi cosa succede? Ci manca ancora le dive, e le dive rimangono sempre indietro. Ultime due carte, signori, vediamo. È una carta epica, ma è comunque un supporto, signori. Quindi siamo sempre lì, il solito discorso dei supporti, dovrebbero essere aboliti, secondo me. Guardate nella prima stagione, quando arrivavi in fondo, pensavi che magari pescavi una carta buona e ti davano il miglioramento, no? Che non erano gli stessi miglioramenti che poi hanno introdotto nella seconda e terza stagione, ma erano quei miglioramenti che potevi averli 5 per ogni tipo, sia resistenza, forza, velocità e carisma, che venivano poi utilizzati esclusivamente nella King of the Ring. Cioè, alla fine quella lì era la cosa più scocciante del mondo, perché arrivavi e ti mancava magari una carta soltanto, che beh, potrebbe essere quella più forte, invece ti davano il supportino lì, insomma, il miglioramento del cavolo. Quella è veramente una scocciatura. Beh, alla fine qualcosa abbiamo comunque trovato, abbiamo trovato l'Ultimate, abbiamo trovato una WrestleMania, una carta Temperato, sono tutte carte che comunque butterò, tra virgolette, userò nella camera di fusione. A questo punto tutti questi supporti Ultimate potrei benissimo metterli da parte e utilizzarli poi quando aggiungeranno anche le fusioni WrestleMania 33. Sarebbe buttarli tutti, veramente, cioè li vorrei buttare proprio giù per lo sciacquone, però vabbè. Non si butta niente in questo gioco, è proprio un principio fondamentale. In questo gioco non si deve buttare via niente, perché tutto ci serve, tutto quanto. Dalle carte comuni a quelle di livello massimo sono tutte quante importanti. Chi più, chi meno, però alla fine tutte serviranno a qualcosa. E quindi ragazzi, accontentiamoci di quello che comunque il gioco ci regala alla fine, perché comunque, ripeto, cioè negli eventi ti spingi a prendere la carta che desideri, cerchi di farcela, magari spendi anche dei soldi, però qui negli spacchettamenti c'è tutta questione di culo, questione di fortuna, quindi alla fine ti prendi il gioco che ti dà e te ne stai zitto, quella è quello il senso, insomma, no? Che palle. E poi vabbè, ci si può anche lamentare, però alla fine è il gioco che decide, il gioco che... Vedete? Quante abbiamo preso? 3 leggendarie? 4? Quante ne abbiamo preso? Non me lo ricordo, abbiamo preso sì, un John Cena e 2 leggendarie così, mi sembra, 2 miglioramenti se non sbaglio. Vabbè, abbiamo altre 13 carte, 12, The Miz. Diciamo, è comunque come spacchettamento in generale non sta andando male, perché stiamo trovando comunque carte di livello alto, che alla fine siamo andati epico, leggendario, survivor, vabbè, però... Tutti Zaxel, si parte WWE Universe, Freddy Blessy, ultime 3, Fandango, attenzione, 2, resistenza, l'ultima... Niente. E signori, eccoci qua, le ultime 50 carte di questo ennesimo spacchettamento, un'altra domenica che non abbiamo trovato chissà che cosa, un'altra domenica da archiviare, vediamo se in queste ultime 50 carte, ultima parte di questo spacchettamento, ultimo round, ultima manche, riusciamo a sculare e perlomeno concludere questo video con un sorriso vero, diciamo, no? Dai, vediamo un po' se ci riusciamo. Avrei potuto continuare anche la Ring Domination se fossimo arrivati appunto nel nuovo tier WrestleMania 3, almeno lì. Però dobbiamo salutare una volta per tutte Jeff Hardy. Purtroppo non possiamo prenderlo. Quindi dobbiamo vedere prossima settimana nella Road to Glory come si metterà la situazione e vedere se riusciamo a prenderci almeno Matt Hardy. Sicuramente la WrestleMania 3 normale credo di arrivarci tranquillamente. Poi ovviamente bisogna vedere quale sarà la nuova difficoltà, perché essendo spostato di una carta si comincia dalla leggendaria, secondo me invece dall'epica, come è successo appunto anche in questa Ring Domination. Quindi chissà, vedremo come sarà la prossima Road to Glory, soprattutto quali sono le carte premio. Ovviamente spero che anche l'Ultimate sia una di quelle che posso fare, però ogni volta lo dico, ma ogni volta... Però di questi tempi ogni carta va benissimo. E adesso signori, l'ultima carta della Draft Board, andiamo a prendercela, e è un'epica resistenza miglioramento, ovviamente. Ovviamente niente di speciale, ovviamente niente di speciale, dai. Vabbè dai, ultime 22 carte, 21 dovrebbe essere, sì, c'è un altro ripristino, lo prendiamo sicuro. Un altro ce lo prendiamo, vedremo quale sarà. Secondo me è un altro miglioramento. Secondo me è un miglioramento ultra raro.
Lo metto, la butto lì. Ultra raro miglioramento della resistenza. Sta a vedere, sto gioco qui che mi sente e me lo tira apposta, eh. Ultra raro resistenza, stai a vedere, eh. Gliela butto lì, io spero ovviamente che sia un ultimate. Però non deve capirlo sto gioco. Magari pensa al contrario. Andiamo un po', ultime 5, attenzione, ci arriviamo proprio lì lì, eh. 4, 3, 2, no. Era super raro. Vabbè, dai, ultime 2 a caso. La testa della rete, dai, dai, dai. Tanto, vabbè. Un'altra qua. E niente da fare, niente, niente, niente. E vabbè, ragazzi, che dire. Comunque sì, abbiamo fatto dei grandissimi progressi anche questa settimana. Abbiamo preso un'altra carta evento veramente potente. La teniamo nel nostro deck e vediamo come ci comporteremo nei prossimi eventi. Sperando che la prossima Ring Domination la giocheremo già in WrestleMania 33. Se anche questo episodio vi è piaciuto, vi invito a lasciare tanti like. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti, ragazzi.